È la Calabria che vede salire i parametri sull'occupazione delle aree mediche, ovvero nei reparti ordinari, e dove la diffusione della variante Delta si attesta già all'83,3%, torna a calare il tasso di positività al Covid, confermando l'andamento altalenante degli ultimi giorni. Anche perché crescono più 5 ricoveri in area medica, in totale 62, e più 2 in terapia intensiva, totale 6. Secondo l'ultimo bollettino, i nuovi positivi sono 108, giovedì erano stati 183, ma con un numero minore di tamponi fatti, 2.318 contro 2.652. Il tasso di positività è 4,66% contro il 6,90% di giovedì. Nessuna vittima è stata registrata nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 2.706 più 48, mentre isolati a domicilio 2.638 più 41. I dati alzano la percentuale di occupazione dei posti letto che per la Calabria riguardo all'area medica, secondo il report settimanale del Ministero della Salute e dell'IS, è una delle tre più alte d'Italia con il 6,6%, percentuale comunque ancora al di sotto del 15%, che insieme al 10% di occupazione delle terapie intensive è uno dei nuovi valori su cui si basa la decisione per il passaggio in zona gialla. E il tasso di occupazione delle rianimazioni, evidenzia sempre il report, è del 3,3%.